dei tempi lunghi delle liste di attesa, gli alti costi dei ticket per farmaci, prestazioni sanitarie, specialistiche, ambulatoriali, dalle insufficienze del settore prevenzione a quelle dell'assistenza territoriale, fino alle criticità degli ospedali, non è un sistema sanitario a misura di anziano, quello siciliano, soprattutto se si considera che oltre il 50% dei pensionati percepisce nell'isola meno di 1000 euro lordi al mese. È quello che emerge da una ricerca dell'Ospici GL Sicilia, che si è mossa su più filoni, uno di questi l'indagine sul campo per conoscere il punto di vista degli utenti over 65 del servizio sanitario, ma anche dei medici di base e dei direttori sanitari delle ASP di Palermo, Caltanissetta e Ragusa. Ed è la provincia di Ragusa quella risultata più virtuosa per quanto riguarda le liste di attesa, con più capillare copertura sul territorio, grazie soprattutto alla massiccia presenza di poliambulatori. Luci e ombre invece nell'ASP di Palermo, con differenze significative nei vari distretti. Se in quello di Palermo per una spirometria occorre attendere da 71 a 127 giorni, a Petraliene bastano 45 e 10 a Partinico. Di nuovo a Palermo si ritrova un tempo massimo di 211 giorni per un elettrocardiogramma con priorità programmabile, che diventano 80 a Partinico e 107 a Petralia. E ancora, una visita ortopedica con le stesse caratteristiche viene erogata a Palermo dopo 107 giorni, a Partinico 66, a Corleone 22, a Petralia 138. Negli ospedali i tempi di attesa sono pressoché uguali o leggermente inferiori, analogamente nelle strutture convenzionate. A fronte delle criticità del sistema, è cresciuta la spesa delle famiglie per la sanità e sono anche aumentate le disuguaglianze nel diritto alla salute e nell'accesso ai livelli essenziali di assistenza. Secondo i dati Istat, dal 2003 al 2016 la spesa sanitaria privata pro capite è cresciuta del 2,5%. Per quanto riguarda i livelli di assistenza, il punteggio è stato nel 2017 pari a 160, con soglia di sufficienza indicata superiore a 160. Questo in un contesto che vede peggiorate le condizioni economiche degli anziani, con assegni pensionistici inferiori alla media nazionale, in una regione che peraltro è all'ultimo posto in Italia per numero di pensioni nell'ambito della gestione privata. Nel 2018 i siciliani hanno speso per ticket 209,6 milioni, di cui 106,8 milioni per i farmaci, 48,5 per prestazioni sanitarie e 42,8 per prestazioni specialistiche ambulatoriali.